Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da G, siamo qui ritornati su Clash Royale per andare avanti nel nostro maxaggio. Vuol dire maxaggio? No, non penso. Ma noi lo diciamo lo stesso perché andremo avanti appunto nel nostro maxaggio delle carte leggendarie. Oggi ragazzi andremo a shoppare il libro appunto delle leggende. Oggi lo chiameremo il libro delle leggende, però appunto delle carte leggendarie. E in più tutte queste offerte che si chiamano cascata d'oro. E infatti se andate a vedere guardate quanto oro, 100.000, 50.000 e di qua la moneta magica che come sapete ci permette di fare un potenziamento qualsiasi senza spendere l'oro, quindi tanta roba. E ovviamente ragazzi con tutta questa robetta andremo a maxare la strega madre e l'andremo ad utilizzare con questo deck perché mi piace perdere ragazzi, dato che come sapete non sono mai riuscito a trovare un deck con cui mi trovassi bene con la strega madre, perché secondo me il problema è proprio la strega madre per quanto mi riguarda e sono io che non so usarla. Tra l'altro la andremo a giocare anche nel mio record, siamo a 6076 coppe, che è appunto il mio record stagionale, ma proprio il mio record migliore di sempre. Vedete, record di trofei 6076. E va bene così, va bene così. L'obiettivo è quello di non scendere sotto le 6000 coppe, ve lo dico. Come al solito, ragazzi, vi ricordo in fondo allo shop di Clash Royale il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato. Vi ricordo anche che ogni settimana il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie davvero di cuore a chi lo farà. E detto questo, ragazzi, ci andiamo prima di tutto a prendere il libro. Eccolo qui, il libro delle carte leggendarie. Dopodiché ragazzi, ora quello raro e comune, ragazzi, no, ovviamente non lo andiamo a prendere, non li andremo a prendere anche perché li abbiamo già. Adesso appunto ci andiamo a prendere quest'altra offerta perché comunque l'oro ci serve veramente tantissimo, perché guardate quante carte ho da potenziare che ancora non posso potenziare appunto per colpa dell'oro. Ne abbiamo veramente parecchie. Eccolo qui ragazzi, 100.000 di oro, i vari gettoncini e adesso ci andiamo a prendere anche le altre. Tra l'altro qui ci viene dato anche il jolly leggendario che comunque ci tornerà stra mega utile, i 50.000 di oro e adesso andiamoci a prendere l'ultima offerta e ci dà anche un baule cangiante in cui ragazzi ovviamente non andremo a trovare la leggendaria, anche perché giusto la leggendaria ci serve. Comunque oro, jolly comune, gigante e bocciatore. Vabbè, proviamo a cambiarlo, così almeno ci prendiamo anche i punti stella, ragazzi. Meglio, ci prendiamo anche i punti stella, va? Detto questo, ragazzi, io penso che sia arrivato il momento. Penso che sia arrivato il momento. Ce ne andiamo qui, prendiamo il libro delle leggendarie. Lo andiamo ad utilizzare sulla strega madre. Eccolo qui. Tra l'altro, ragazzi, la strega madre non l'ho mai potenziata coi jolly e non l'ho mai scelta quando la trovavamo con i vari bauli del re leggendario, perché appunto sapevo che poi avrei utilizzato un libro delle leggendarie. Ovviamente andiamo ad utilizzare anche la moneta magica, così almeno non utilizziamo l'oro. Ed eccolo qui ragazzi, eccolo qui, finalmente strega madre livello 13, a livello massimo. Tanta roba, altra carta leggendaria maxata. Andremo appunto a giocare con questo deck al mio record di trofei e andiamo a perdere ragazzi. Andiamo tranquillamente e serenamente a perdere. Vediamo un po' però che cosa riusciamo a combinare. Allora io, ok, va bene. In realtà no, al mega sgherro pensavo tornassi indietro, ma ovviamente non è oggi la nostra giornata fortunata. Ma spero lui abbia utilizzato un bel po' di elisir per fare tutta sta roba. La Tesla ragazzi, quanto darà fastidio la Tesla. Vai bombarolo, dai una mano al nostro carissimo gigante elettrico. Ma non siamo arrivati neanche a torre ragazzi. Non siamo arrivati nemmeno a torre. Non siamo arrivati neanche un Oddio, no, un po' sì. Un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Non ci ho nemmeno fatto caso. Lui adesso si dovrà difendere in qualche modo da questo principe nero. Buono. Lo il coso elettrico. Buono. Torna indietro. Si è salvato. Sì, si è salvato. No, l'ha hittato da di là. Ormai l'aveva targhettato, non ci credo. No, raga, se fosse tornato il principe nero non avrebbero proprio hittato. Non avrebbero proprio hittato, ragazzi. Peccato. Allora, andiamo di strega madre, ragazzi. Così almeno ci andiamo a trasformare quell'arciere pirotecnico. Va bene, gli andiamo a fare un po' di danno. Per adesso stiamo perdendo palesemente. Però mi sa che adesso siamo leggermente sopra noi di Elisir. Ok? Vediamo un po' con questo attacco cosa riusciamo a fare. Il problema, raga, è che lui ha la Tesla. Quindi io in qualche modo devo riuscire a sfruttare la fulmine. Raga, sapete che vi dico? Ma sì, per forza, raga, se no non arriviamo mai lì sotto torre. Ok.
Va bene. Madonna, quanto danno ha fatto la consegna Royale, regà. Questo potrebbe... Allora, buoni tutti. Facciamo così. Così. Sì, devo usare anche il principe nero. Se no, prendo troppo danno. Altrimenti prendo troppo danno. Vado di fulmine, raga. Vado di fulmine. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Almeno abbiamo fatto un altro po' di danno. E... ma se tipo io facessi una cosa del genere? No, niente, ho fatto una cavolata. Cavolata astronomica. Tanto ormai avevamo perso, ragazzi. Tanto ormai in ogni caso avevamo perso. Lui ride. Va bene. Come vuoi, caro mio. Fatti una risata. Tesla di qua addirittura. Ma secondo me si è sbagliato. Oddio, così ci fa perdere più tempo, eh. Però. E va bene. La prima, ragazzi, come avevamo predictato, tranquillamente persa. E va bene così. Vediamo se la seconda andrà leggermente meglio. Ma mi accontento anche di perdere una partita un po' più combattuta, eh. Cioè, anche quello andrebbe bene. Io a questo punto, per aspettare che lui faccia qualcosa, gioco la gabbia per Goblin. Di nuovo la Valchiria, raga. Mamma mia sta Valchiria, ragazzi. Mamma mia la Valchiria, quanto rompe le scatole. No, la strega madre sarebbe stata perfetta di là, raga. No, raga, quanto sarebbe stata buona la strega madre di là. Oddio, l'ha lisciata però. No, non avevo abbastanza elisir. Qua sarebbe stato tanta roba giocare il gigante elettrico lì dietro. Ok. Ok. Difendiamo così alla come viene. Potevo anche non giocare la gabbia. Però vabbè, lui gioca la Tesla. C'ha Tesla, Fornace, Barbari Scelti. Ma che deck c'ha questo qui, raga? Che deck ha, raga? Non l'ho mai visto un deck del genere. Con queste carte, perlomeno. Ah, dato che di là almeno un altro lo dovrebbe spawnare. Di... no, è andato sul Goblin. Ho sprecato la strega madre. Completamente buttata. Ah, facciamo una cosa. Ok. Ah, lo spiritello è andato su, sul mega sgherro. No, dai, il baby dragon one shot era rimasto. Mannaggia la miseria. Lui quante li sirà ancora? Vai sotto torre, bello cattivo, amico mio. Sì, top, regà. No, vabbè, no, 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 non la uso, regà. Non la uso la fulmine. Sarebbe del tutto inutile. Sarebbe del tutto inutile. Allora, giochiamo un bombarolo qui. Più che altro la fornace rompe ancora abbastanza le scatole, eh. Infatti vado così di gabbia per Goblin, giusto per aspettare una sua giocata. Io vado di principe nero, guardate un po' che vi dico. Ma che si è... no, non si è arreso, non si è arreso, non si è arreso. Tranquilli che non si è arreso. Vediamo che combina. Ah, c'ha il peccone. Ah, questo è un problema. Questo è un bel problema. Oh mio Dio. E quando l'ha tirato fuori sto peccone, regà? Allora. Allora. Strega madre sulla fornace. Quella Tesla giocata lì, ragazzi, è veramente una rottura di scatole. Facciamo così. Oh no. Oh no. Oh no, ragazzi. Abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato parecchio. Rimetto la gabbia. Lui, raga, adesso ci spammerà roba perché ha capito che siamo andati in difficoltà. Sta Tesla lì. Quanto può rompere le scatole quella Tesla piazzata lì? Ah, adesso si è calmata un attimo la situazione. Lui adesso sicuramente mi attaccherà. Quindi forse ho anche sbagliato a giocare il gigante elettrico da dietro. No, ok, no, va bene. In realtà va bene. Però devo stare attento, devo tenere un po' di elisir per l'altro lato. Perché lui mi può giocare da un momento all'altro. Mi può giocare da un momento all'altro i cosi, i barbari scelti. Ho sbagliato a mettere il mega sgherro. Ho sbagliatissimo a mettere il mega sgherro, raga. Mamma mia, se ho sbagliato, raga, a mettere lì il mega sgherro. Doppio, doppio baby dragon. Ok. No, mo non lo hitta nessuno sto baby dragon.
Vieni un po' più avanti. Oddio. Mamma mia, regà. Ma che è? Che ansia. Che ansia, ragazzi. Mancano 25 secondi. Che ansia, regà. Mamma mia, che ansia. Non dobbiamo sbagliare. Non dobbiamo più sbagliare, regà. Mamma mia. No. Regà, dopo sta partita mi servono 2 mesi di vacanza da... Che ha fatto la principessa sinistra? Si è buggata la mia principessa sinistra. Dopo sta partita, ragazzi, mi servono 2 mesi di vacanza da Clash Royale. Perché sì, regà, mamma mia che ansia. Qui abbiamo vinto grazie a quel primo push che ci ha portato a un buon vantaggio. Se no non riusciamo mai nella vita a ribaltarla. Comunque, vi ricordo, codice creatore GGYT in fondo nello shop di Clash Royale. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciando un bel mi piace per supportare Clash Royale, anche perché siamo sempre più vicini nel maxare tutte le carte leggendarie. Ormai ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, raga. So comunque ancora un bel po', ma non tantissime. Per me è tutto, ci troviamo direttamente domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!